Direi che mi piace pensare a una scuola inclusiva, una scuola originale e una scuola che dia le occasioni, cioè l'utenza, tutta l'utenza, dal bambino di 4 anni fino alla persona che vuole svolgere insegnamento appunto amatoriale, deve sapere che questa scuola offrirà occasioni non solamente di formazione didattica, ma occasione anche di socializzazione musicale, quindi musica d'insieme, big band, coro. Andremo all'Opera di Roma, al San Carlo di Napoli, per toccare con mano appunto l'opera. Visiteremo il Parco della Musica, la grandissima, la bellissima struttura di Renzo Piano a Roma, magari sentendo andare a visitare il parco con un concerto jazz. Cioè, trovare gli stimoli oltre la lezione, seppur importantissima, individuale, che il docente appunto si farà carico. Noi dobbiamo essere pronti, a tutto, cioè l'utenza deve sapere che la scuola civica può fornire qualsiasi situazione. Il linguaggio musicale, a mio avviso, anche fortunatamente nel 2022 è cambiato. I giovani sentono pochissimo musica classica, amano il rap, ma va bene tutto. Noi proseguiremo chiaramente con l'indirizzo di base, che chiaramente è la priorità, ma sicuramente intensificheremo anche con delle graduatorie, con dei bandi, tantissime materie come il linguaggio tecnologico, la musica digitale, assolutamente la musica elettronica e anche la musica popolare. Ricordiamo che Lanciano ha una bellissima tradizione e questa tradizione anche musicale deve essere conosciuta e sicuramente portata avanti. Quando cominceranno le lezioni? Sicuramente troveremo un'alternativa ponte didattica formativa giugno-luglio, per poi arrivare a settembre con contezza di cominciare l'anno scolastico alla grande. Io prima ho ringraziato il precedente Consiglio di amministrazione, che è presieduto dall'Avvocato Paone, che ha dovuto lottare molto tra mille difficoltà, non solo legate al Covid, ma anche alla riorganizzazione di questa scuola. La riorganizzazione c'è stata, è stato fatto un avviso pubblico, tutti quelli che hanno risposto hanno tutti titoli e valore dal punto di vista musicale, ma chiaramente poi il Consiglio Comunale ha fatto delle scelte e nell'ambito di quelle scelte è stato istituito questo Consiglio della Civica al femminile, come stavano dicendo prima. Il presidente Roberto De Grandis viene nominato per le sue capacità, per il suo curriculum, e siamo certi che il Consiglio d'amministrazione saprà fare un grande lavoro, perché hanno tutti una grande cognizione non solo della musica, ma anche di una gestione amministrativa della struttura. È in una bellissima sede, non so quante città possono vantare una sede così all'interno di questa cittadella della musica, che mi piace ricordare, vede l'istituzione civica Fedele Fenaroli, vede il centro studi Masciangelo. Attualmente ci sono ancora delle classi, ma penso che con la fine della pandemia rientreranno poi a settembre nelle loro strutture. Per cui questo è un bellissimo polmone musicale sul quale abbiamo investito in passato, si è investito in passato e bisognerà continuare a investire anche adesso. La scuola civica deve ripartire, viene da anni travagliati, non solo dal Covid, perché purtroppo il periodo, diciamo così, ha avuto anni un po' turbolenti già prima del Covid per varie vicende che non sto qui a riepilogare e che hanno caratterizzato anche un po' le ragioni per cui la precedente amministrazione è partita con un regolamento, con una restituzione di questa scuola civica attraverso una regolamentazione che ha ingessato un po' anche questa ripartenza, perché è un po' macchinoso. Però adesso non dobbiamo guardare a quello che è stato, hanno fatto anche un bando per gli insegnanti, dobbiamo farla ripartire. Io credo che questo mese, questo periodo che ci contraddistinguerà, la primavera e estate, credo che organizzeranno dei seminari, una sorta di open day permanente, affinché poi da settembre possano ripartire effettivamente le classi per le quali speriamo di contare ad avere gli iscritti. Un tempo, anni fa, tantissimi anni fa, quando la ricordo io, questa scuola aveva addirittura 110 iscritti. Adesso
sarebbe già un miraggio se nella prossima stagione scolastica ne potesse arrivare ad avere almeno la metà. Ma comunque non è importante, non contano i numeri, ma conta l'obiettivo. L'obiettivo si chiama cultura, il sindaco ci tiene tantissimo, questo è solo un primo seme, una prima sezione di alcune cose, di un progetto molto più ampio che riguarderà da una parte la Costituente Accademia delle Arti Sceniche e Teatrali, dall'altra la deputazione teatrale che pure stiamo per riattivare nel corso del mese di aprile, la Scuola Civica di Musica che dovrà collaborare con la Fedele Fenaroli e probabilmente altri rami di questa sezione cultura che faranno parte di un progetto più grande e importante su cui stiamo lavorando in fase programmatoria adesso in questo primo anno nostro di amministrazione. Probabilmente occorrerà ancora 7-8 mesi per dare conformazione a questo nostro progetto, a questo contenitore che metterà insieme tutte queste sezioni della cultura per programmare il futuro di Lanciano nei prossimi 3-4 anni. La scuola civica deve essere parte fondamentale di questo progetto di rinascita, anche perché Lanciano ha una tradizione musicale straordinaria, abbiamo il Parco delle Arti Musicali, Masciangelo, Fedele Fenaroli, abbiamo questa tradizione, ce l'abbiamo nel DNA di questa città. Per cui è assolutamente fondamentale che questo DNA noi lo rimettiamo, gli ridiamo vita e lo riportiamo in auge.